Fratelli e sorelle, il Vangelo di questa terza domenica del tempo di Quaresima si colloca in quel gran percorso battesimale che questo tempo liturgico ci invita a riscoprire. Dopo le tentazioni, la trasfigurazione, oggi il racconto di Gesù con la Samaritana sul pozzo di Sichem. Lì Gesù si manifesta come l'acqua viva. Io sono l'acqua viva. Lì Gesù si rivolge a una straniera, a una samaritana, a una persona che rappresenta una comunità che è caduta in preda all'idolatria e soprattutto una comunità che ha perso i punti di riferimento. Gesù non condanna, Gesù non assume toni moralistici, ma soprattutto invita alla riscoperta e costituisce la Samaritana missionaria dei suoi concittadini. Lei è inviata a trasmettere l'annuncio di verità, ma soprattutto Gesù ci libera dalla idolatria dei luoghi. Non adorerete il Padre né sul Monte Garizim né a Gerusalemme, ma dovreste imparare ad adorare Dio in spirito e verità. È davvero importante riscoprire questo monito Gesù, un invito all'interiorità, un invito alla profondità della contemplazione, un invito a leggere i segni dei tempi. E soprattutto in questo particolare momento della nostra vita civile, ecclesiale, nazionale, noi dobbiamo percepire la profondità del discernimento a quale siamo chiamati, cogliere i segni di speranza anche in questa contingenza per aprirci all'orizzonte e all'assoluto di un rinnovato impegno della solidarietà, della fraternità e soprattutto dell'abbattimento di ogni barriera, perché in questa vulnerabilità c'è una sola via, una sola risposta: la fraternità e la solidarietà. Non importano i passati di idolatria, di peccato, di fragilità, importa il futuro di impegno. Va e chiama i tuoi fratelli alla conversione. Il cammino di Quaresima è un cammino squisitamente battesimale, ci conduce all'incontro della Pasqua con Cristo risorto, che rigenera e rinnova la vita del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.